Professore Perna, con questo libro, Destra e Sinistra nell'Europa del XXI secolo, lei ci dice di voler soddisfare un'esigenza, il bisogno di individuare delle nuove coordinate secondo le quali tracciare delle differenze tra destra e sinistra per il secolo XXI, seguendo così la scia di Bobbio, che poco tempo dopo la caduta del muro di Berlino scrisse il saggio Destra e Sinistra, per mettere in guardia contro l'ideologia della fine di tutte le ideologie proclamata da Fukuyama e così diffusa nel primo decennio del XXI secolo. Molti, infatti, hanno ritenuto che dopo il crollo del socialismo reale e il trionfo dell'ideologia capitalistica, la dicotomia destra e sinistra non aveva più senso. Ma proprio la crisi finanziaria del 2008, che può essere considerata simile, se non più grave, di quella del 1929, ci costringe a vedere la realtà, ossia le diseguaglianze tra paesi e tra ceti sociali all'interno di uno stesso paese sono diventati sempre più profondi. Ed ecco la prima domanda. Nel libro, parlando del linguaggio politico usato dalle élite dei paesi europei, lei mette in evidenza un cambiamento lessicale e radicale. Afferma che la parola più ricorrente è riforma. Riforma del welfare, riforma dell'università, riforma della scuola e della sanità. La parola riforma è talmente abusata in quest'ultimo periodo che ha perso il suo significato storico, assumendo un opposto, quello di controriforma, e determinando una confusione tra coloro che vengono definiti progressisti e coloro che vengono definiti conservatori. Situazione ben raffigurante da recentissimi fatti di cronaca politica. Mi riferisco alle dichiarazioni di Mario Monti, che definiva alcuni esponenti del Partito Democratico, di cui appartenenti si ritengono tradizionalmente progressisti, con il termine di conservatori. I progressisti e i conservatori del XXI secolo non sono più e non si identificano più con quelli del secolo appena trascorso. Cosa ne pensa? Beh, insomma, c'è molto da dire. Allora, però cercherò di dirlo brevemente. La prima cosa è che storicamente destra e sinistra nascono nell'Ottocento e diventano molto più chiare nel Novecento, quando la destra diventerà sostanzialmente destra fascista, nazista, ma prima c'era una destra liberale, quindi dentro la destra bisogna distinguere, così come dentro la sinistra c'erano i partiti comunisti e i partiti socialisti, con una differenza profonda. Il Partito Comunista, dopo la rivoluzione, che nasce la rivoluzione sovietica, è un partito che dice devo prendere il potere per superare il capitalismo ho bisogno della dittatura del proletariato, che abbiamo visto storicamente essere poi la dittatura del partito. Il Partito Socialista, già all'inizio del Novecento, diceva bisogna progressivamente introdurre elementi del socialismo nel sistema capitalistico, però lasciando le libertà fondamentali delle persone. Libertà, come diceva Nenni in uno scritto del 1956 molto bello, il diritto di parola, il diritto di espressione, il diritto di stampa, tutti questi diritti cosiddetti borghesi sono una conquista per l'umanità. Devo dire, quando io lo lessi ed ero ragazzo rimasi molto colpito, perché se i socialisti mi sembravano un po', diciamo, troppo moderati, quando sei giovane c'è bisogno di qualcosa di più radicale, però questa mi sembrava una cosa molto saggia e molto giusta. E veniamo al momento in cui questa contrapposizione conservatori e progressisti o rivoluzionari è venuta meno. Il momento è stato quando il progresso tecnologico o il mutamento tecnologico, chiamiamolo meglio, ci ha portato all'energia nucleare, per esempio, o alla biogenetica, cioè quando ci ha portato a per la prima volta nella storia occidentale ad avere dei dubbi che il progresso si identifica col mutamento. Qui c'è una grande confusione. Per esempio, tutti i partiti dicono io sono per il cambiamento, non c'è nessuno che dice sono per la conservazione, sono tutti per il cambiamento. Addirittura un movimento che si è fondato da poco che si chiamava Cambiare si può. Ma tanto il capitalismo è un sistema che cambia continuamente, cambia di per sé. Perché, come diceva Marx, la concorrenza fra i capitalisti li porta a innovazioni continue, diceva anche Schumpeter e altri. È un sistema rispetto al sistema feudale, sistemi precedenti, che erano sistemi che tendevano alla riproduzione, è un sistema che è portato continuamente a distruggere, innovare, eccetera.
Ora, che è successo? Che siamo arrivati negli anni 70, inizia questa crisi, a un punto in cui lo sviluppo ulteriore del capitalismo mette in discussione la vita umana, la vita della natura, gli equilibri ecologici, cioè è arrivato a un punto che comunque per produrre, per mercificare, intacca le basi stesse della vita. E quindi chi difende la vita, chi difende la vita vera, la vita di ognuno di noi, chi difende le persone, allora chi difende la foresta, ma chi difende Sadine, per essere chiari, contro le centrali a carbone, sta difendendo un diritto alla salute, mentre e può essere accusato, e lo è, di essere un conservatore, perché invece dice ci sono le nuove tecnologie, il carbone lo possono in parte sotterrare, l'anidride carbonica può essere catturata, eccetera. Quindi lo scontro vero che ci fu per la prima volta dentro la sinistra e su questo problema del mutamento tecnologico fu con l'energia nucleare. Da allora si sono creati, ma poi con gli OGM, poi è avvenuto un po' su tutto, con la TAV. Allora, dentro il PD la maggioranza è per la TAV, perché la TAV è progresso. A sinistra del PD molti sono contro l'alta velocità, laddove, come nel Valsusa, diventa un problema dal punto di vista ambientale. Non è che sono contro in assoluto, sono contro quando non ne vedono un rapporto costi-benefici. Quindi noi abbiamo diciamo oggi una maggioranza di conservatori che sono a sinistra perché vogliono conservare la salute, il paesaggio, l'ambiente, la qualità della vita, la relazione umana. Quindi per esempio sono per i gas e non sono per gli ipermercati, ma uno può dire l'ipermercato è progresso, perché l'ipermercato significa innovazione, sono dei centri che hanno anche delle attrazioni, sono belli, la gente ci può passare una giornata, come succede al nord, dice che fai, oggi vado a farmi una passeggiata all'ipermercato, che non hanno dove andare. Quindi diciamo che si sono riposizionati questi termini e paradossalmente oggi i rivoluzionari sono conservatori. Perché per salvare, per poter cambiare questo sistema bisogna prima salvarlo. E invece quelli che quindi il termine progressista glielo sconsiglierei vivamente a Bersani, salvo che appunto lui non si collochi in questa linea, che considera che qualunque investimento, qualunque mutamento tecnologico, allora lui è progressista, ma progressismo oggi in questo momento significa rischiare di andare a sbattere contro il muro e aumentare i processi di autodistruzione. Voglio dire un'ultima cosa, destra e sinistra sono cambiate nel corso del tempo, perché alcune cose che erano di destra sono passate a sinistra e alcune cose che erano di sinistra sono passate a destra. Se vuole, glielo dico. Mi dica. Allora, era di destra la tradizione, il prodotto locale, il conservare, no? Oggi una parte sempre di questa sinistra critica eccetera dello sviluppo, perché quello che ha fatto la divisione è l'idea dello sviluppo. Per la sinistra storica, diciamo incarnata in Italia dal PD, in Francia dal PC, da Hollande, lo sviluppo coincide con lo sviluppo del capitalismo, quindi tutto ciò che è investimento, progresso, va tutto bene. Allora, invece la tradizione era difendere la tradizione, invece nei gruppi della sinistra radicale alternativa la difesa della tradizione e quindi del prodotto locale, della relazione, di ciò che erano, anche il bisogno di ricostruire queste radici culturali è molto presente, era una cosa di destra che è passata nell'estrema sinistra. C'era ancora una cosa che era assolutamente di destra, adesso non me ne vengo, insomma ci sono più cose, questo ho fatto un esempio, ci sono più cose che erano nettamente di destra e sono passate a sinistra e viceversa. Quindi da questo punto di vista c'è stato un mescolamento. Questo fa dire a qualcuno che non esistono più destra e sinistra, ma voglio dire è una sciocchezza assoluta, perché chiamiamolo in un altro modo, ma esistono visioni A e B, chiamiamoli A e B, e C, esistono visioni opposte del mondo. Perfetto. Tra la grande eredità del XX secolo,
ossia due guerre mondiali, centinaia di guerre locali, molte ancora in corso, lei parla di una nuova guerra, la definisce la guerra al vivente. Questa espressione ci ha veramente colpito. Può approfondire il suo pensiero al riguardo? Ma tanto non è mia, ma è di un biologo francese che ha scritto un libro che si chiama, Sermon, si chiama lui, La guerra al vivente, che è tradotto in Italia da Boringhieri. E beh, insomma, lo vediamo ogni giorno. Allora, ogni giorno, cioè, adesso c'è un progetto per fare una mega autostrada che attraversa tutta la foresta amazzonica, perché in questo modo il Brasile può commerciare con la Cina meglio, saltando, diciamo, andando direttamente sul Pacifico. C'è ogni giorno un mega progetto, o di fatto c'è la trivellazione dell'Italia. La trivellazione. Mi scusi, ma da chi viene portata? Perché viene portata? C'è un problema, diciamo, due problemi. Uno, che questo modello di sviluppo per autoalimentarsi ha bisogno di risorse crescenti. Due, che il modello di sviluppo capitalistico si fonda sull'accumulazione di capitale e quindi sugli investimenti. Quindi gli investimenti richiedono sempre più territorio, richiedono sempre più spazi. E siamo arrivati a un punto dove non c'è più questa possibilità, soprattutto in molte aree del pianeta. Per esempio, il petrolio. Il petrolio è una guerra al vivente, perché cosa fanno? Vanno a intaccare le riserve nell'Artico, portando inquinamento, distruggendo una delle oasi del pianeta, ma anche in Italia. Il programma Monti di trivellare i nostri mari, le nostre terre, pensiamo cosa è successo, cosa sta succedendo in Val di Nota, nel Metapontino, questa cosa che dovunque si deve andare a prendere fino all'ultima goccia di petrolio e non trovare alternative. La guerra al vivente è la guerra attraverso quello che avviene in una normale serra. In una serra, quello che noi mangiamo che viene dalle serre è, cioè, gli ormoni, gli estrogeni, ha una quantità enorme di sostanze chimiche per far crescere prima possibile l'ortaggio. Lo stesso avviene con gli allevamenti di animali da 30 anni. Io il primo libro che ho scritto era sulla questione alimentare nell'84, con Franco Angeli, era su questo. Cioè, mi accorsi studiando le aziende cosiddette moderne ed avanzate che vivevano uccidendo la possibilità anche agli animali, diciamo, riducendo l'animale a macchine. Andiamo in allevamento di polli, diciamo 100.000 polli che vivono senza spazio, senza luce, mangiando schifezze. Questo ammazza loro e distrugge la nostra salute e la nostra vita. Quindi c'è una guerra al vivente, nel senso che non c'è il rispetto dei ritmi della natura, anche dei limiti che abbiamo come esseri umani rispetto a quello che ci circonda. Perfetto. Nel terzo capitolo del libro lei parla delle dinamiche del mercato capitalistico e afferma con forza la differenza tra il concetto di economia di mercato e il concetto di mercato capitalistico. Questa differenza da dove nasce e in che consiste? Nasce un grande storico, il più grande del Novecento, che si chiama Fernand Braudel. Fu lui, in tutta la sua monumentale opera sulla storia economica mondiale, a farci vedere, capire come il capitalismo nasce nel 1300 in Italia. L'Italia ha fatto tante cose in questo paese, è nato il fascismo, il berlusconismo, è nato anche il capitalismo, con le prime banche, con le prime carte lettere di credito, con i primi sistemi, diciamo, finanziari, nasce il capitalismo. La differenza è profonda. Diciamo l'espressione di Marx, denaro, merce più denaro, che è un circuito, merce, denaro, merce, cioè io vendo questa bottiglia d'acqua per avere del denaro per comprarmi un'altra cosa, e questa è economia di mercato. Capitalismo, io vendo questa bottiglia d'acqua per avere più denaro da accumulare per poi rimetterlo nella produzione per produrre ancora più denaro. Il fine è l'accumulazione di denaro, di capitale, in fondo di potere, che questo è. Quindi la differenza è profonda. Braudel dice nasce il capitalismo sul commercio su lunga distanza, che era appunto a Venezia, il commercio con l'Oriente. Perché nasce, perché su lunga distanza? Perché lì non c'era controllo sociale. Mentre l'economia di mercato è un'economia mano nella mano, occhio nell'occhio, come si dice in tedesco, è un'economia di relazione, è un'economia in cui si tratta il prezzo, è un'economia in cui c'è il legame. E quello che avviene ancora oggi, per esempio un gas, ecco, fa parte dell'economia di mercato. Cioè, molte persone confondono questo.
cioè dove c'è il denaro c'è il mercato. Attenzione, di che mercato si tratta? L'economia di mercato è una cosa, il mercato capitalistico è tutta un'altra cosa. Quindi dove c'è la relazione sociale, dove c'è il controllo sociale, Pirelli, uno dei più grandi storici, il più grande del Medioevo, ci faceva vedere come nelle città medievali, prima dell'avvento del capitalismo, era regolato il salario minimo e non si poteva guadagnare più di un tanto, perché in effetti i redditi dovrebbero stare dentro un intervallo. Se c'è qualcuno che guadagna troppo, le città lo proibivano perché rompeva la comunità, che si metteva al di sopra della comunità. Quindi tutti gli statuti medievali che andrebbero ripresi, perché per esempio obbligavano gli artigiani a lavorare di fronte alla finestra in modo che la gente potesse, parlavano dei diritti dei consumatori nel 1100-1200, cioè c'era un'idea forte nella città, da cui nasce poi anche i primi germi di democrazia e di cittadinanza, questa idea che l'economia deve essere socialmente regolata. Passiamo alla penultima domanda. Quale potrà essere, secondo lei, il futuro dell'Unione Europea nel secolo della supremazia cinese e americana e della minaccia islamista? Mi riferisco ai recentissimi avvenimenti accaduti in Mali. E soprattutto, quale potrà essere il futuro dell'Italia all'interno di questa Unione Europea? Domanda difficilissima, qui non sono un indovino. La mia speranza, posso dire, mia speranza è che l'Unione Europea capisca che ha perso il suo ruolo storico in campo economico, tecnologico, cioè la sua supremazia. Può avere sempre un ruolo, probabilmente potrebbe avere un grande ruolo se fosse la terra dei diritti sociali, l'area al mondo in cui c'è una vera democrazia, l'area al mondo in cui si blocca la speculazione finanziaria e l'area che costruisce un rapporto con i paesi del Mediterraneo e poi dell'Africa diverso da quello che ha costruito fino adesso. Per cui, per esempio, questa avventura francese mi pone molti dubbi e perplessità, perché altro era comunque andare a sostenere una parte del Mali, eccetera, in una posizione di difesa anziché una posizione di attacco, e comunque un intervento militare è l'ultima chance dopo aver tentato tutte le strade. Nessun'altra strada la Francia ha tentato prima. Allora, il sospetto è che dopo quello che abbiamo fatto in Libia, che è sempre più chiaro era più che altro legato al petrolio, più che al bisogno di democrazia, e si può riprodurre in Africa. Allora, questo tipo di Europa neocoloniale non ha futuro, perché anzi, se abbiamo questa immagine del mondo, dovremo avere paura per gli attacchi che ci verranno fatti, diventeremo i nemici. Se invece abbiamo una diversa idea e una diversa strategia politica di inclusione, di dialogo, a partire dai paesi del Mediterraneo, se non facciamo morire i popoli dell'Africa e del Mediterraneo nel nostro mare comune, come se non fossero nulla meno che pesci, allora se noi fossimo capaci di questo, sicuramente anche il problema che esiste, non è un'invenzione occidentale dell'estremismo islamico, ma sono altre potenze, non a caso è finanziato dall'Arabia Saudita, sono altri interessi che si scontrano, però se lo poniamo solo, come stiamo facendo, a livello militare, noi rischiamo un boomerang, rischiamo veramente un pericolo grande per l'Europa. E la nostra piccola Italia? Piccola, cara Italia? Ma l'Italia è, diciamo, dentro questo processo, sicuramente l'Italia ha un ruolo enorme da giocare se ci fosse una volontà politica di valorizzarne la cultura per cui è conosciuta al mondo, e il vero agroalimentare, non quello che si mette oggi, Made in Italy, come giustamente scriveva Carlo Petrini, prendiamo i prodotti dalla Cina, poi passano a qua, li confezioniamo e li mettiamo Made in Italy come facciamo per molte cose, la nostra pasta non è fatta più con il nostro grano, l'olio della Toscana o di altre regioni viene da altri paesi, viene mescolato, insomma. Dovremmo puntare a cultura, qualità delle produzioni e mettere insieme tutte le intelligenze nella ricerca per il risparmio energetico, per il trasporto che deve essere sempre più un trasporto sostenibile. Insomma, dovremmo cambiare modello di vita. In fondo, quando venivano in Europa dal sud del mondo, fino a poco tempo fa, venivano convinti di trovare
una sorta di paradiso in terra. Non è solo l'aspetto economico. L'immigrante non ha cercato solo, sì sì, sta meglio, ci sono i soldi, ma ha cercato una qualità della vita e dei diritti. Ora qua, tornando al discorso di prima, in nome del progresso e della modernità, per cui Monti dice sei un conservatore se tu vuoi difendere i diritti dei lavoratori, mentre la modernità è che non ci sono più diritti. E questa è pura follia. E un mondo così non è per niente un'Europa così. Se passasse questa Europa con questa visione del mercato, della finanza che ci ha dominato fino adesso, non è un punto di riferimento al mondo. L'Europa diventerebbe veramente un'area marginale e si impoverirebbe moltissimo. Concludiamo con l'ultima domanda, non senza aver prima invitato chi ci ascolta ad acquistare il libro o a chiedere in prestito alla nostra biblioetica solidale. Mi hanno colpito due titoli che lei ha posto, a mio giudizio, a capo di due paragrafi importantissimi. Il primo titolo è Come salvare il mondo senza prendere il potere, ed il secondo Del potere di chi non ha potere. Ce ne può parlare brevemente? Sì, anche questo è il titolo di un libro di un americano, come se, più o meno, è mutuato da lì. Cioè, in effetti, alcuni cambiamenti profondi sono avvenuti senza la presa del potere, per un cambiamento di coscienza. Penso al fenomeno più grande del Novecento, che è il femminismo. Non si può dire che le donne hanno preso il potere politico perché hanno fatto un partito, il partito delle donne, cioè, ma con una lotta quotidiana, con una lotta culturale, una lotta anche sociale, anche una lotta per diritti, hanno cambiato profondamente la vita, almeno in molte aree del mondo, ma tendono a cambiarle dovunque. E questa è la rivoluzione che c'è stata, vincente del XX secolo, che dimentichiamo. Così come il rapporto con l'ambiente, con la natura, con gli animali, c'è stata una rivoluzione culturale. C'è stata una rivoluzione culturale senza bisogno che ci fosse una legge che ti dice devi prenderti un animale, custodirlo, volergli bene, non lo devi trattare. Io penso, quando ero ragazzo, a come tenevano in questa città i cani, ce n'erano pochissimi, e quelli che li tenevano alla catena e con una ciotola d'acqua messa là, erano trattati, seviziati, torturati. Oggi forse siamo passati all'opposto, i cani e i gatti, gli animali domestici sono super curati, più di un bambino alle volte, no? Però questo è avvenuto, è un mutamento culturale profondo che è avvenuto. Poi moltissime altre cose, voglio dire, facciamo un esempio concreto: lo statuto dei lavoratori, legge 300 del 1970, quello che Monti ha in parte smontato e hanno smontato anche altri, e anzi bisognerebbe chiamare Smonti anziché Monti, facevo questa proposta che mi suona bene, no? Monti Smonti. Ecco, ha smontato con l'articolo 18 e altro, ha tentato di distruggere completamente la statuto dei lavoratori. È interessante capire quando abbiamo lo statuto dei lavoratori. Abbiamo lo statuto dei lavoratori quando in Italia c'è un governo di centrodestra. Perché? Perché il potere ha paura. Le prime leggi sociali, cioè il fatto che se sei handicappato hai diritto a un minimo di pensione, il fatto di lavorare per le donne non di notte, tutto, diciamo, il welfare, dove nasce? Nasce in Germania, con Bismarck, cioè con un dittatore di destra, perché ha paura della rivoluzione. Allora, senza prendere il potere, quando lavoratori, donne e altri soggetti sociali si sono organizzati, hanno ottenuto, quando hanno combattuto con patti, hanno ottenuto senza prendere il potere. Bismarck, non c'era nessuna democrazia, c'era la dittatura, si chiamava il cancelliere di ferro, però fu costretto, per la paura che questi movimenti sociali potessero prendere il potere, solo la minaccia che potessero diventare sempre più forti, già ha concesso delle leggi importantissime in campo sociale. Questo per dire che c'è, allora bisogna spiegarlo bene, senza prendere il potere ma facendo paura al potere, perché se il potere non ha paura, lo vediamo, no? Gli studenti ogni anno, l'università, i miei colleghi, cioè scioperiamo, non succede niente, continuano a tagliare i fondi all'università, alla scuola, la stanno distruggendo, perché il potere non ha paura della gente, delle masse, come si diceva una volta popolare.
C'è un caso ancora più eclatante nella storia, è il caso dell'Inghilterra, quando nel 1795, in piena carestia, si riuniscono i magistrati, il governo in una contea, in una località che si chiama Spinaland, e viene fuori la famosa Spinaland Law del 1795 che assicura a tutti un minimo vitale. Cioè noi oggi stiamo discutendo del salario sociale, del diritto di cittadinanza dei giovani, del minimo vitale dei giovani, due secoli e mezzo fa, oltre due secoli fa, in un'Inghilterra poverissima. Il governo perché lo fa? Perché sei anni prima in Francia c'era stata la rivoluzione e i nobili avevano avuto qualche problema con la gola. Allora, sei anni dopo, in Inghilterra la paura di una rivoluzione li porta a fare la più grande riforma sociale di tutti i tempi, cioè poi in un paese poverissimo, come un paese africano oggi l'Inghilterra della fine del Settecento, poi in quegli anni di carestia, dove aveva colpito anche una malattia la patata, cioè è stata una cosa incredibile, che dimostra come se volessimo in Italia, con tutta la crisi, potremmo dare a tutti un minimo vitale e dargli anche quindi la dignità di non doversi andare a elemosinare, a chiedere, perché come diritto di cittadinanza. Poi il lusso, chi lo vuole, se lo conquista. Grazie professore per la sua disponibilità. Grazie a voi per queste domande che mi hanno entusiasmato. E grazie a coloro che ci sostengono, che ci hanno sostenuto e che ci continueranno a sostenere in questa avventura che abbiamo avviato nel 2007, quella di promuovere a Reggio, in Calabria, una cultura diversa di uso del denaro. Grazie ancora. Ottimo. Grazie.